Se cercate sul vostro telefono qualcosa che parli di calcio a 360 gradi, l'app che fa per voi è Crowd Scores, una live score app che copre più di 230 competizioni di calcio da 117 paesi diversi. L'applicazione è molto facile da usare, le notifiche push sono molto veloci e non ci sono annunci. Si può scaricare gratuitamente sia per iOS che per Android e trovate tutto in descrizione. Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video nella quale vi dirò secondo me i 10 migliori acquisti della Serie A per la sessione di mercato 2016, estiva 2016, perché quella invernale ovviamente era quella di gennaio. Vi invito qui sotto a scrivere dopo il video le vostre opinioni, evitando i soliti ti sei dimenticato di... No, non mi sono dimenticato veramente un cazzo di nessuno, li ho visti tutti dal primo all'ultimo, da Higuain all'ultimo scarto di primavera del Provercelli che nemmeno sta in Serie A, e poi ho valutato e queste sono le mie scelte, quindi non l'ho scordato ma ho deciso di non metterlo, è una questione diversa. Detto questo ragazzi, partiamo subito e devo premettere anche un'altra cosa: la premessa è che in questo video ho fatto contare moltissimo la qualità prezzo, quindi un giocatore che è stato pagato poco ma che è forte tanto sarà più in alto della posizione di un giocatore che è stato pagato tantissimo ed è forte tantissimo. Detto questo partiamo subito. 10. Art in prestito dal Manchester City al Torino. È un colpo ad effetto che non può non essere menzionato e credo che per un tifoso granata faccia anche strano. Per concludere una campagna acquisti ricca di qualità e colpi di scena, Cairo ha portato a Torino Joe Hart. Poco da dire, tanti applausi. 9. Gabigol, che passa per 27 milioni e mezzo all'Inter. Sarà tutto da scoprire ma gli riserviamo un posticino nella top 10. Insieme a Gabriel Jesus è quello che ha attirato più attenzione dei club oltreoceano. È giovane ma ha già gran talento e personalità. Ora bisogna sapere per li sfruttare. 8. Immobile, che passa dal Torino alla Lazio per 8 milioni e mezzo di euro. È la grande occasione di Ciro, forse altre non ne avrà. Dopo aver brillato in granata ha deluso prima al Borussia e poi al Siviglia. Lì dove cerci lo definì il calcio che conta. Era sul mercato a buon prezzo e la Lazio ne ha approfittato. Quest'anno da lui ci si aspetta almeno la doppia cifra. 7. Milik, che passa dall'Ajax al Napoli per 32 milioni di euro. Alla fine davanti non è arrivato nessun altro. Questo significa che è lui il designato per caricarsi la pesante eredità del Pepita sulle spalle. Pesante sì, 90 kg. Parte scherzi, poco male. Io penso che l'accoppiata Milik e Gabbiadini possa non far rimpiangere il Pepita. All'Ajax ha fatto una fracca di gol, colpaccio. 6. Candreva, che passa dalla Lazio all'Inter per 23 milioni. Un trasferimento nella quale ci hanno guadagnato tutte e tre. Candreva voleva andare via ed è stato accontentato, mentre la Lazio ha guadagnato dei soldi con i quali ha finanziato l'intera campagna acquisti. Infine c'è l'Inter, che spendendo solo 8 milioni in più del prezzo che avrebbe dovuto pagare per riscattare Ljajic, passa dal discontinuo esterno slavo a Candreva. Un colpaccio sulla tre quarti. Se fosse stato un giocatore dello Stoke o del Southampton sarebbe costato almeno 55 milioni. 5. Mehdi Benassia, che passa per 17 milioni totali fra prezzo di ora e riscatto dal Bayern alla Juventus. Ad oggi ancora non si è capito se il suo riscatto è con obbligo o diritto, ma comunque andrà, sarà un colpaccio. Del suo totale è costato 10 milioni in meno di Maximovic, ma lui l'ultima volta che ha giocato è stato eletto miglior centrale di difesa. Un colpo gobbo. 4. Higuain, che passa dal Napoli alla Juventus per 90 milioni di euro. L'ho messo solo quarto, ma qualità prezzo non si può negare il rischio. 90 milioni sono troppi per qualunque essere umano, secondo me. Comunque è innegabile che, dati alla mano, ha portato a Torino un mostro. 36 gol in 36 partite e la Juventus ha tolto la possibilità di schierarlo al Napoli e quest'anno ha già fatto 3 gol. 3. Banega, che passa a parametro zero dal Siviglia all'Inter. Il guidatore del Siviglia verso la gloria, centrocampista offensivo di una completezza unica ed era proprio quello che serviva all'Inter. De Ber con lui avrà l'America. 2. Pjanic, che passa dalla Roma alla Juventus, mannaggia a noi, per 32 milioni di euro. Maledetta Juventus, pagata la clausola hanno preso un top player in mezzo al campo. Uno con queste qualità l'avresti dovuto pagare 60. Una vera beffa. Un iconeo è discontinuo, però è fortissimo. 1. Dani Alves, che passa dal Barcellona alla Juventus a parametro zero. Avevate dubbi? Uno dei migliori terzini al mondo sbarcato a parametro zero. Questo a mostrare quanta importanza ha preso la Juventus in Europa negli ultimi anni. Solamente applausi. Detto questo ragazzi, questo video può finire qui. Vi dico subito, prima che scrivete nei commenti alcune cose, che i prezzi li ho presi da Transfermarkt. Mi sono fidato di Transfermarkt. Vediamo un po' se è affidabile. Non lo so realmente ragazzi, non sapevo dove prendere tutti i prezzi. Ho optato per loro, che pagano abbastanza affidabili. Comunque milione in più, milione in meno, i prezzi sono quelli. Anche per Higuain ho detto 90 milioni, ma parlo di completezza, so che è 45 più 45. Detto questo ragazzi, questo video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente se il video è piaciuto lasciate un mi piace, il video ha fatto creare un dislike. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo che la prossima top 10 prevederà i 10
10 migliori acquisti di Marotta da quando è direttore sportivo della Juventus, Marotta e Paradici, cioè dal 2010 a oggi in pratica. Vi ringrazio per la visione, buon ciao Lalla e ci vediamo ad un prossimo video.